Siamo con Angelo Diario, candidato al Comune di Roma con il Movimento 5 Stelle. In questi giorni è stata attaccata Virginia Raggi sulla questione Olimpiadi. Lei ha studiato attentamente la valutazione economica presentata dal Comitato Roma 2024. Cosa ci può dire in merito? Innanzitutto una premessa. Qui non stiamo parlando delle Olimpiadi in generale, bensì di un progetto ben preciso, un progetto che si chiama Roma 2024, ed è su questo che noi stiamo effettuando una valutazione. Entrando nello specifico, quello che abbiamo scoperto è che molte delle ipotesi alla base di questo progetto ci sembrano irrealistiche. Ad esempio, una stima sui costi pari a 5 miliardi di euro è in realtà poco credibile, in quanto tutti i dati delle Olimpiadi che sono state svolte negli ultimi 50 anni dimostrano che rispetto ai costi di progetto quelli di realizzazione sono stati dal doppio a 10 volte superiori. Montezemolo e Pancalli parlano di un valore economico positivo per la città di circa 3 miliardi di euro. In realtà, andando a studiare il modello ed applicando adesso delle ipotesi più realistiche, si ottiene un risultato economico netto di circa 6 miliardi negativo. Questo cosa significa? Che noi semplicemente vogliamo avvisare i cittadini che le Olimpiadi non sono un'opportunità economica, bensì un costo. Un ulteriore elemento di debolezza del progetto presentato dal Comitato riguarda lo stato di realizzazione degli impianti. Nel progetto si legge che gli impianti sono completi al 70%. In realtà non è così. Faccio un esempio. Si prevede di ospitare la gara di mountain bike dentro Villa Ada, dove, andando a leggere il dettaglio, la scheda tecnica dell'impianto, si vede che sono previsti all'interno dello stadio, tra virgolette, diciamo così, 25.000 posti a sedere. Basta andare a fare un giro dentro Villa Ada per capire che in realtà quello non è un impianto pronto, bensì è un impianto tutto da costruire. Lo stesso dicasi per Caracalla, dove sono previste le gare di tiro con l'arco e dove il progetto prevede degli spalti per 3.000 persone. In realtà gli spalti attuali di Caracalla sono forse al massimo per 300 persone, tra l'altro sono inagibili, quindi anche gli impianti che sono considerati pronti in realtà non lo sono affatto e necessitano ulteriori investimenti e costi che andranno ad aggravare il bilancio già negativo del progetto. Montezemolo ha detto che in caso di vittoria del Movimento 5 Stelle sarà costretto a ritirare la candidatura olimpica. Vorrei fargli notare che non è Montezemolo né il suo comitato a presentare la candidatura, bensì è la città di Roma che si candida ad ospitare le Olimpiadi e quindi sarà il futuro sindaco, insieme ai cittadini, a decidere se questo progetto porterà dei benefici o meno alla qualità della vita della città. Tra l'altro vorrei far notare che i tempi per presentare il progetto scadono nel 2017, quindi abbiamo ancora oltre un anno di tempo per analizzare meglio il progetto, eventualmente correggerlo e decidere appunto se portarlo avanti o meno. Quello che dunque noi chiediamo ai romani è: siete disposti a pagare per ospitare un evento tanto bello ma comunque appunto costoso quanto le Olimpiadi del 2024?